Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi, come ogni venerdì, siamo qui a parlare di Marvel Legend. Il protagonista di oggi è Sandman, direttamente dal film Spider-Man No Way Home. Allora, andiamo a chiudere, per quanto riguarda la wave di Spider-Man No Way Home, con questa action figure. Abbiamo visto i tre Spider-Man, abbiamo visto Green Goblin e adesso ci resta l'uomo sabbia. Allora, ci sarebbe anche MJ, ma non penso di recensirla, anche perché è un personaggio che a me non piace per niente. Per quanto mi riguarda, non avrà neanche tanta richiesta, quindi non mi va di recensirla. Però, magari se volete vederla o comunque vi interessa, fatecelo sapere nei commenti e faremo un'eccezione. Ovviamente, poi arriverà anche la recensione di Doc Ock, che non ho messo nella wave perché l'hanno messo come Spider-Man 2, anche se è uscito grazie a No Way Home. Comunque arriverà anche la sua recensione, quindi tranquilli. Allora, questa è la scatola. Abbiamo ovviamente l'artwork del film. Qui vediamo il nostro personaggio. E dietro troviamo ancora di nuovo lo stesso artwork che vediamo qui. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. Ricordatevi che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto, abbonati. Oppure potete supportarci con le super chat, mettendo in evidenza così anche il vostro commento. Ok, ecco la nostra action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 16,5 cm. Allora, partiamo subito con il volto. Direi che la somiglianza all'attore c'è. Ci siamo. Poi con questo effetto comunque sabbioso viene un po' nascosta l'identità. Ci sta, ci sta. Bello. La testa possiamo muoverla su e giù, destra e sinistra. Perfetto. Apertura delle braccia ottima. Possiamo ruotare. Anche rotazione al bicipite, doppio snodo al gomito senza difetto nel painting. Abbiamo due mani a pugno già montate. Andiamo lo snodo sul petto che ci permette di muoverci in questo modo, anche a ruotare e avanti e indietro. Non abbiamo lo snodo sulla vita, quindi non possiamo ruotare, non capisco il motivo. Andiamo all'apertura delle gambe fino a qui, abbiamo la rotazione sulla coscia, doppio snodo anche sul ginocchio e poi abbiamo lo snodo sul piede con ovviamente la rotazione e ovviamente non abbiamo lo snodo sulla punta del piede. Bello però il piede a ciabatta, però mimetizzato con questo effetto sabbioso. Almeno si sono impegnati. Dietro nulla da segnalare. E questo è il nostro Sandman. Ok, veniamo agli accessori. Abbiamo innanzitutto due mani aperte, visto che quelle che abbiamo già su sono a pugno. E poi abbiamo altre due mani, però giganti. Quindi per dare un po' di trasformazione al personaggio. E infine abbiamo questi due pezzi che vanno inseriti tra la mano gigante, quindi in questo modo, e il braccio, in modo da dare una continuità del braccio. Perché senza questo ci troveremmo il braccio e poi subito la mano gigante. Invece così funge, diciamo, da prolunga e va a portare il braccio in crescita, quindi ci sta. Paragoniamole agli altri personaggi della Wave, ovvero i tre Spider-Man e Green Goblin. In caso vi foste persi la loro recensione, trovate la playlist dedicata in fondo a questo video. Ok, ecco sono le nostre valutazioni finali. Allora, a mio avviso questo è il pezzo più debole della Wave, tolta MJ, ovviamente. Allora, il personaggio non è neanche brutto e non è neanche fatto male, tant'è
tra l'altro, non ha difetti particolari, però secondo me potevano impegnarsi un po' di più. Cavolo, ci fai l'uomo sabbia, che poi tra l'altro non penso verrà mai più fatto, perché comunque è un personaggio che secondo me non toccherà più l'Hasbro. Una volta tanto che ce lo fai, impegnati un po', cioè mettici un po' più di accessori. Io avrei fatto magari o me lo fai tutto di sabbia e quindi me lo fai un po' più grosso, oppure me lo fai metà e metà, quindi mi ci metti anche la maglietta, la sua iconica maglietta verde, anche se nel film non l'abbiamo visto, ok, non c'era neanche l'attore nel film, però secondo me cade un po' lì. Accessori pochi, cioè mi hai buttato due mani giganti così e basta, mettimi anche un piede, un pugno gigante, una forma di martello, non lo so, qualcosa, giusto per far vedere che ti sei impegnato. Secondo me è un'occasione sprecata, però l'action figure non è male, nessun tipo di difetto da segnalare, quindi l'acquisto è consigliato se siete completisti e volete tutta la wave di No Way Home. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e a venerdì prossimo con un'altra Marvel Legend, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.